giornate FAI, parlo per la mia esperienza, della mia comunità, del mio comune, innanzitutto ci ha dato una visibilità a livello regionale che da soli non avremmo potuto avere. E quindi su tutti i notiziari, su tutte le testate online, su tutte le testate giornalistiche, sul giornale cartaceo, su Rai 3, sulla vostra emittente, avete parlato di queste, certo, di queste giornate FAI. Quindi le immagini, se voi poteste, voi giornalisti, voi media, perché voi siete poi i veicoli delle nostre attività, delle nostre cose positive e negative, poteste parlare sempre e comunque di fatti positivi, e ciò significherebbe che staremmo in un'isola felice. Quindi, dicevo, già abbiamo con queste due giornate proiettato all'esterno l'immagine di un paese semi sconosciuto, un puntino sulla cartina geografica come Portigliola. Lei immagina replicare queste cose un'intera due giornate su tutto il territorio? Quindi quale richiamo avremmo potuto avere e cosa avremmo potuto offrire ai nostri visitatori e ai nostri concittadini, alle persone del territorio di Portigliola, di Sant'Ilario, di Locri e dei paesi limitrofi? Quindi avremmo potuto offrire tante cose, quindi un prodotto che non fosse solo limitato a Portigliola, ma avremmo potuto aprire lo scrigno delle bellezze che ha la Locride. Questo replicato non due giorni, ma 365 giorni, o comunque replicato in una stagione che il tempo, il clima ci consente di avere una stagione calda molto lunga. Lei può immaginare come un bar che un giorno fa 10 caffè e il sabato e la domenica con tanti visitatori ne farebbe 1000, moltiplicato, ecco come si sviluppa un'economia. Può sembrare un concetto semplicistico, però tutti i sistemi difficili poi hanno una partenza semplicistica, e poi come si sviluppano, e poi la capacità di tracciare questi sistemi e soprattutto di governarli, perché questo, chiaro, è quello che spesso manca: la linea comune e poi governare il rispetto di questa linea comune, che poi si rientra sempre nel senso civico delle persone e nel rispetto delle leggi nella vita quotidiana.